Torna domenica 5 giugno a Lecco il 17° trofeo podistico Interforze della provincia di Lecco. Si svolgerà presso il centro sportivo comunale del Bione in quartiere Pescarenico. È promosso dal comitato Interforze e Tempo Libero della provincia di Lecco, che è guidato dal grande ufficiale Filippo Di Leglio, al quale chiediamo subito i dati fondamentali di questo importante appuntamento. Domenica 5 giugno, quindi. Allora, ogni anno siamo arrivati già al 17° trofeo podistico organizzato dal Comitato Interforze Tempo Libero per le forze di polizia e in servizio e in congedo. Perché tempo libero? Perché le forze di polizia possono essere in servizio in quel momento lì, ma qualcuno libero il giorno festivo può partecipare a questo podistico. Oltre al podistico organizziamo anche quello dello sci e calcetta 5. Perché tutte queste organizzazioni sportive? Per tenere unito tutti gli amici, i colleghi che prestano servizio e quelli in congedo, ecco, per lo spirito di corpo, per un'amicizia prolungata nel tempo. Noi della vecchia guardia siamo abituati ad avere sempre rapporti amichevoli con tutti coloro che prestano servizio ancora nelle forze di polizia e nel suo arma. Quindi vogliamo ricordare un attimo i principali momenti di questo trofeo di quest'anno. Ripeto, domenica 5 giugno parte all'interno del centro sportivo comunale del Bione, quartiere Pescarenico, si allunga sul lungo Adda e poi ritorna al Bione. Ho detto giusto? Certo. Partiamo non occupiamo le sedi stradali importanti, ma le facciamo all'interno del Bione, partendo dalla pista atletica, uscendo dal pronto soccorso, andiamo fino al confine con il comune di Vercurago, tornando indietro, quindi 6 km senza occupare le sedi stradali dove c'è traffico, insomma, ecco, tutto tranquillo, tutto che non succeda nulla. Ovviamente sperate nel bel tempo, dovrebbe esserci il bel tempo, perché l'anno scorso la manifestazione venne pesantemente condizionata da un nubifragio. Certo, il bel tempo speriamo che arrivi, perché è prevista anche un po' di pioggia, però nella speranza che sia come stamattina, ecco, sia bel tempo. L'anno scorso, 26 settembre, è stata una giornata uggiosa, piovigginosa e quindi un po' freddolosa anche, però la partecipazione è stata abbastanza copiscola. Quest'anno i partecipanti quanti sono sinora? Le iscrizioni sono ancora aperte o sono concluse? Per il momento siamo 300 iscritti, poi arriveranno anche durante il momento di iscrizione arriveranno anche gli altri, i ritardatari, ecco. Terminata la gara vi sarà subito la premiazione sul campo, cioè all'interno del centro sportivo del Bione. Certo. Sono previsti premi singoli, premi per società, premi per gruppi. È previsto già data l'adesione il signor Questore di Lecco e quindi speriamo che arrivi un'altra autorità per le premiazioni. Il servizio di organizzazione d'ordine è assicurato da appartenenti alle associazioni che hanno promosso l'iniziativa. Ricordiamo anche loro, perché è importante questa collaborazione, questa presenza nella cornice organizzativa della manifestazione stessa. Abbiamo il nucleo della protezione civile, dei colleghi dell'associazione Carabinieri che faranno servizi d'ordine, coadiuvati da polizia di Stato e finanzieri sempre in congedo. Quindi premiazione subito dopo la conclusione al Bione. Quindi tutto si conclude nella mattinata di domenica 5 giugno, perché ricordiamo la partenza è alle ore 10, ritrovo 9:15, partenza alle 10, premiazione 12:00-12:30 secondo. Quindi in tarda mattinata si conclude tutto.
buona camminata. Vuoi aggiungere qualcosa ancora? Di auguri? No, ringrazio tutti i partecipanti che presenzieranno, che cammineranno e faranno una passeggiata anche con le mamme, con le carrozzine, con i bambini, quindi per un'amicizia comunitaria. Ecco. Quindi una passeggiata anche in famiglia. Certo. Anche in famiglia. Certo, una passeggiata in famiglia più che altro quello che conta l'unità. Un'unità familiare in quella giornata e sempre.